Ciao a tutti, sono Samuele di Qualbuon Veneto. E io sono Sabrina. Oggi vi porteremo a visitare una cittadina murata della Valle del Piave, ai piedi delle Dolomiti bellunesi e nota per le sue facciate affrescate. Hai capito dove siamo? Ma certo, siamo a Feltre! Dame e cavalieri, allegorie, scene di battaglie. La città è un museo a cielo aperto, con le montagne che fanno da cornice. Mi sono già innamorata! Ma Samu, tu cosa conosci della sua storia? Con le invasioni barbariche conobbe un lungo periodo di decadenza. Passata in seguito sotto gli Scaligeri e i Visconti, è con la Serenissima, a partire dal XV secolo, che la cittadina vivrà il suo momento d'oro, sintetizzato nei numerosi affreschi che ancora oggi rivestono le facciate dei palazzi. La Torre dell'Orologio, il Museo Civico, la Galleria d'Arte Moderna, il Museo Diocesano, il Teatro. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Avrei un certo languorino. Che ne dici di mangiare un boccone? C'è questo posto, Banda Larga Caffè, mi ispira. È davvero un posto carino e i panini buonissimi. Per una pausa gourmet, invece, l'indirizzo è quello della pasticceria Garbuio, che dal 1882 porta avanti un'arte dolciaria con prodotti a marchio familiari. Ma quanto è buona questa pastina! Beh, non posso parlare, me la sto gustando! C'è anche la torta alla birra! E a proposito di luppolo, la nostra prossima visita è alla birreria Petavena, dove le chiare e le rosse delle Dolomiti si possono gustare sul posto! Si lascia Feltre, cominciano i prati e i boschi, incorniciati dall'incantesimo del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Paesaggi drammatici, intensi, selvaggi, che l'UNESCO ha riconosciuto come patrimonio dell'umanità. Luoghi che ti riempiono gli occhi e il cuore, e che, come scrisse Dino Buzzati, non si vedono da nessun'altra parte.